Ciao Thomas. Ciao Giusy. Benvenuto all'Orchestra Filarmonica Campana. Grazie. Ed è un grande onore e un piacere averti qui con noi e soprattutto nelle vesti di direttore d'orchestra di un programma, diciamo, né semplice da dirigere e nemmeno da suonare, da eseguire. È enormemente esigente, ovviamente, la Quinta Sinfonia di Sibelius, ma anche di una bellezza che descrive dei paesaggi molto belli, e siccome ci troviamo anche qui in un paesaggio meraviglioso, credo che sarà un molto bel concerto, sì. Però perché questa scelta, lasciami dire, un po' azzardata, se non rara, di eseguire un compositore quale Sibelius, accostandolo però nello stesso momento ad autori quali Mozart o Haydn? No, io lo trovo molto interessante, no? Perché hai molto conosciuto la Kleine Nachtmusik di Mozart, che era appunto scritta per una serata, per una bella serata, era una serenata, e cioè per un concerto all'aperto. Io lo trovo ideale di cominciare un bel concerto, e poi la concertante di Haydn, che dà la possibilità ai solisti dell'orchestra di presentarsi. E poi una sinfonia che mette in evidenza sia i solisti, soprattutto i fiati, che hanno belli soli, no? E anche in coppie, diciamo, ma anche ci dà un bel suono romantico dell'intera orchestra, e anche vedendo un po' la storia di questa orchestra, no? Che è venuta da un ensemble contemporaneo alla fine, questa musica che ha il romanticismo è anche veramente il contemporaneo, no? Qualche cosa di moderno, di azzardato, no? Azzardato, sì, azzardato, sì. E quindi il titolo che comprende questo concerto, che confronti sinfonici, qual è la giusta chiave di lettura del termine confronto? Che cosa andiamo a confrontare? Andiamo a confrontare, io direi, grandi, non conflitti, ma due oppure tre possibili punti di vista, come si può avvicinare a una sinfonia. Sibelius non se n'è mai fregata niente della forma, diciamo, ha trovato delle forme completamente nuove. Infatti è stato un po' da fautore dell'innovazione. Sì, è una forma di rotazione, dove ritornano i vari temi, un po' variati, ma anche il primo e il secondo movimento che non sono staccati insieme, che non si sente neanche la transizione, è molto nuovo. E c'è anche Haydn, che era sempre uno che inventava la forma sinfonica completamente nuova, la concertante, che è come una scena d'opera in alcuni brani, cioè è molto, molto interessante. E poi la forma, diciamo, più classica, che era Mozart con la Kleine Nachtmusik, cioè anche più differenti possibilità come scrivere una sinfonia. E rispetto a Mozart, ora, parlando di lui, è un autore, un compositore conosciuto, suonato, anche la stessa sinfonia che andremo noi ad eseguire, che è conosciuto qui come Piccola Serenata Notturna, che cosa la rende ancora così attuale? Cioè, a distanza di tempo, che è molto popolare, che cosa pensi che abbia di attuale? È questa semplicità insieme alla raffinatezza, io direi, perché c'è veramente delle melodie molto semplici, ma eseguite in un modo molto raffinato, con piccoli dettagli qui e là. Questo era il genio, no, sia di Mozart che di Haydn che di Sibelius, che per me le unisce, perché c'era la semplicità della invenzione melodica e la novità dello sviluppo di queste idee. Quindi l'idea musicale non si basa su delle innovazioni, su un'idea musicale creativa, ma semplicemente sulla, appunto, semplicità. Sì, combinano tutti e due, e questo a me piace molto, perché anche in Sibelius ci sono questi punti molto moderni, no? che ci danno un po' di disagio, sia a sentire, sia a suonare, no? E non è facile, ma poi ci
ci dà questi motivi patetici, espansivi, che veramente aprono davanti a noi tutto il paesaggio, diciamo, un bel paesaggio di fantasia, no? Che può essere, per lui era il paesaggio di Finlandia, per me adesso è il paesaggio qui, del Golfo di Salerno. Sì, sì. Invece la scelta di Haydn per una figura paterna nei confronti di Mozart, oppure sarebbe stata a prescindere? Sì, c'è una forte connessione ovviamente con Mozart, ma a me piaceva da morire questa idea di avere come solisti veramente i musicisti dell'orchestra, perché così, sai, un primo fagotto è raro che si sente come solista, forse il primo violino sì. Primo violino sì, ma tutto il resto è molto interessante di avere anche questo confronto tra i solisti e l'orchestra sinfonica, cioè l'idea di confronti sinfonici anche lì in questa sinfonia. Sì, perché partiamo da una piccola orchestra, c'è cioè solo l'orchestra d'arti con Mozart, sì. Andando avanti ad ampliare fino a Sibelius, sì. Con un organico molto più evoluto. Sì. Esatto. Quindi cosa dobbiamo aspettarci da questo concerto? Ma io direi una bellissima serata, con molta energia, ma soprattutto con melodie veramente belle da sognarsi un po', per godersi l'estate e la bellezza della natura, la bellezza della musica. Va bene, Thomas, grazie per questa chiacchierata. Grazie. Ci vediamo dopo alle grazie prove. Sì, ovvio.